I buoni consigli del signor Investo. Oggi come si comprano le azioni? Immaginiamo un'azienda davvero promettente. Chiamiamola Crescita.com. Da bravo investitore, il signor Investo chiede informazioni a Soldi 7. Viene così a sapere che il fatturato di Crescita.com non fa che aumentare, così come gli utili generati. Gli analisti di Soldi 7 ritengono che la quotazione dell'azione sia ragionevole. Il signor Investo non resiste e decide di acquistare alcune azioni dell'azienda. Per acquistare le azioni di Crescita.com, il signor Investo dovrà rivolgersi alla sua banca o a una società di intermediazione. Dovrà comunicare una serie di informazioni, in agenzia, per telefono o via internet. Dovrà specificare la natura dell'operazione, acquisto o vendita, il nome dell'azione, la borsa presso la quale è quotata l'azione, il numero di azioni che desidera acquistare, 100 ad esempio, la validità dell'ordine, un giorno, un anno o fino a una certa data, le condizioni di prezzo, un prezzo massimo di acquisto, ad esempio 50 euro. Questa informazione non è obbligatoria, ma è comunque utile per non pagare un importo troppo alto se il prezzo dell'azione dovesse improvvisamente infiammarsi. Grazie a queste informazioni, la comunità degli investitori può delineare un quadro preciso. Una persona intende acquistare 100 azioni di Crescita.com al costo massimo di 50 euro. Non appena un altro investitore è pronto a cedere le sue azioni a quel prezzo, queste azioni cambiano proprietario e vengono accreditate sul conto titoli del signor Investo. Per il servizio reso, la banca chiede una commissione che varia da banca a banca, per cui è necessario confrontare i diversi prezzi per evitare gli istituti di credito più costosi. Ecco fatto, il signor Investo ha le sue azioni. Ora non deve far altro che seguire regolarmente il loro andamento in borsa. A presto con un nuovo consiglio del signor Investo.